Ringraziamo Vittorio Giulini per questo suo intervento. Diamo la parola ad Aldo Giannulli, ricercatore in storia contemporanea all'Università degli Studi di Milano. È stato consulente di varie procure e della Commissione Stragi ed è autore di numerosi saggi su temi storici e politici. La parola ad Aldo Giannulli. Sì. Ma io riflettevo su una cosa, al di là del valore giuridico del testo che è stato approvato conformemente, grosso modo, conformemente alle norme, mi interrogavo sul valore politico di questa nuova Costituzione. La Costituzione del 48, come sappiamo, aveva dietro i 20 anni di clandestinità del periodo fascista, la resistenza, il dramma di un paese uscito sconfitto che però voleva fare la ricostruzione, aveva i partiti di massa. Questa riforma cosa ha dietro? Ha dietro un Parlamento di nominati eletto con una legge dichiarata incostituzionale. A proposito, qui ringrazio Felice De Sostri, che è stato il protagonista della battaglia. Davanti alla Corte Costituzionale, un Parlamento che a rigore, fatto con dignità politica, avrebbe dovuto concludere rapidamente i suoi lavori sulle cose più urgenti, essere sciolto per andare a votare nuovamente con il sistema elettorale residuato dall'intervento della Corte Costituzionale, e che invece ha resistito sui suoi scranni. Questa è l'unica resistenza che c'è dietro, grazie all'appoggio di Giorgio Napolitano, diciamo il peggior presidente della storia del Senato. Sono passati da un partito all'altro, riducendo il Parlamento a una specie di hotel del libero scambio, e però questo non si ritiene che incida sulla rappresentatività del Parlamento stesso. Un Parlamento nel quale c'è un primato, il numero di inquisiti. Bene, un Parlamento così fatto ha votato la più importante riforma della Costituzione della storia repubblicana e ha votato una legge elettorale che avrebbe dovuto sanare le irregolarità della precedente, per la quale la Corte si era espressa dicendola incostituzionale, e che invece non solo riproduce la stessa dinamica, perché guardate, il problema della scarsa rappresentatività
non è il fatto che introduci un secondo turno per cui al secondo turno uno dei due piglia il 51%. E grazie. Per definizione, se c'è un secondo turno a cui sono ammessi solo due partiti, uno dei due deve prendere il 51%. Quello che conta in termini di rappresentanza è il risultato del primo turno. E lì può anche essere che il partito prende il 25-26% e si veda, esattamente come è successo la volta scorsa, attribuire il 54% di tutta la quantità. Un premio di maggioranza che non ha assolutamente riscontro nella storia. Almeno la legge Acerbo, varata dal regime fascista, prevedeva che un partito dovesse avere il 25% della volontà di voto. Qui potrebbe avere anche meno, non c'è problema. Ma soprattutto non c'era il trucchetto del secondo turno. E c'erano le preferenze. Quindi, da questo punto di vista, io ripensandoci, ho pensato mentalmente, ho chiesto scusa a Mario Scelba, autore della legge, che noi chiamiamo truffa, ma che rispetto a questa era oro, obiettivamente. Almeno lì dovevi avere il 50% più uno dei voti per avere il premio. Ora, quello che preoccupa è il combinato disposto fra questa legge e la riforma costituzionale. Da un lato la Camera centro decisionale, perché il Senato viene emarginato dalle sue funzioni legislative sostanzialmente. A questo proposito quello che Fernando Serena, una parentesi, il collega costituzionalista brillantemente illustrato il perché questa riforma non funziona, perché ha delle perché tecniche. Però io starei per dire che il collega che gli ha fatto notare, ma scusa, è così poco, tu sei contrario, c'era ragione lui, perché? Vedete, c'è stato un grande della Prima Repubblica che nonostante sia stato sempre un avversario politico, un grande maestro, Giulio Andreotti, che insegnava che a pensare male si fa peccato, però si indovina. E allora vi chiedo, si è trattato di errori o di bombe o fortuna? La verità è che se passa questa riforma della Costituzione, dopo occorrerà rivederla ulteriormente. Quello che conta qui è far passare il principio dello sventramento costituzionale, spalancare la porta alla revisione facile della Costituzione e passare con il pretesto del migliorare le norme poco chiare e passare a una riforma radicale di tutto il testo della Costituzione. Questo voto di ottobre è una sorta di autorizzazione in bianco a cambiare l'intera Costituzione. Questo non è il punto d'arrivo, è il punto di partenza di una cosiddetta riforma costituzionale. E mentre leggevo mi dicevo, ma mi ricorda qualcosa, io questa riforma devo aver letto da qualche parte, e sono andato a riprendere un testo che qui per magari i più giovani non gli dirà niente, però la maggior parte qui, il piano di rinascita democratica della Repubblica. Anche lì c'è l'ispirazione della centralità dell'esecutivo, un'idea di democrazia come democrazia plebiscitaria che elegge l'uomo solo al comando, che poi intorno al quale si costituirà il potere esecutivo che assorbirà ovviamente anche il legislativo del giudiziario, poi parleremo un'altra volta, insomma. E anche lì ho l'impressione che ci sono delle idee un po' originali in preparazione. Ecco,
quello che si sta preparando è questo, quello che noi dobbiamo denunciare è questo. Ma voi pensate solo a una cosa: elezione del Presidente della Repubblica. Come è stato giustamente detto, c'è quella norma finale che dice sì, una maggioranza non più assoluta, ma dei tre quinti, quindi del 60%, apparentemente è un aggravio. Però attenzione, diventa dei votanti, non dei componenti dell'Assemblea. Per cui, per esempio, se fai un imbroglio con qualche gruppo che si astiene dalla partecipazione al voto o cose del genere, hai automaticamente abbassato il quorum, forse al di sotto di una maggioranza assoluta. Dice, ma così il Presidente viene meno alla sua funzione di terzietà e alla sua funzione di garanzia rispetto al governo. Il Presidente non deve essere indipendente dal governo, tutto in questa Costituzione è fatto perché il Presidente sia in qualche modo funzionale al governo. Questa è l'idea. E allora voi pensate, c'è un partito che magari ha avuto il 25-30% dei voti e che si è aggiudicato 340 deputati su 630, poi ci sono 100 senatori, per cui il quoziente totale è 730 grandi elettori. Su 730 grandi elettori, se fate i conti, il 60% sono circa 430 parlamentari, 430 senatori. Quindi in teoria dovrebbe procurarsi quasi un 70-80 voti, a grosso modo, sempre che non ci sia il giochetto poi dello squagliamento. E come? Beh, in parte li può procurare all'interno del Senato, per quale non dimentichiamo, 5 sono senatori di nomina presidenziale, e quindi magari che durano 7 anni in carica, quindi dovrebbero coincidere col settennato presidenziale. Basta far dimettere il presidente un anno prima e automaticamente è creato le condizioni, 5 voti in più per il suo successore. Ma non è detto che questi voti debbano venire solo dai senatori, possono venire anche dagli altri. Non è scritto da nessuna parte che il rimanente numero di parlamentari, i 290, siano tutti compattamenti di opposizione. Intanto ci sono piccole formazioni come la Südtiroler Volkspartei, l'Unione Valdontana, eccetera, che possono essere facilmente creati. Ma poi soprattutto con un Parlamento come quello che abbiamo visto, così propenso allo scambio di opinioni e di partiti, al passeggio lungo le rive del lungomare, figurati quanto ci vuole a rimediare una manciata di voti. E così, con un 30% di elettorato di partenza, ti aggiudichi il Presidente della Repubblica. Ma giudicando il Presidente della Repubblica, dipendente dalla maggioranza, ti sei preso anche 5 giudici costituzionali. E siccome altri 5 sono eletti dal Parlamento, 3 dalla Camera e 2 dal Senato, è plausibile che 2 su 3 siano della maggioranza, altrimenti che maggioranza è, e 1 al Senato sia pure della maggioranza. Totale 8 su 15, maggioranza assoluta precostituita. Ti sei preso anche la Corte Costituzionale. Analoghe considerazioni possiamo fare per il CSM, ma soprattutto, e questo è l'altro punto dolente, la revisione costituzionale, che di fatto è semplificata perché praticamente l'ha ridotta la Camera, apparentemente, certo anche il Senato, sulla carta resta la doppia di leader, almeno per adesso. Ma quale Senato? Un Senato che non ha, intanto dobbiamo vedere come va a finire la sua composizione. Ma poi un Senato che non ha peso politico perché non è eletto ed ha una composizione proporzionale solo apparente. Perché? Intanto perché i consigli regionali che dovrebbero eleggere
i senatori, conformemente alla volontà del popolo, forse con l'uso della palla di vetro, probabilmente, sono eletti in modo maggioritario. Quindi già la composizione dell'organo elettorale è alterata rispetto all'orientamento dell'elettorato. Ma poi tenete presente che siccome sono 95 da eleggere, ripartiti nelle varie regioni, eccetera, solo poche regioni avranno un numero tale di senatori da eleggere da consentire l'elezione di qualche senatore, diciamo di un partito neanche piccolo. Guardate, io ho fatto i conti e mi viene fuori che un partito che ha il 15% forse ottiene 5 senatori, il che significa un terzo della sua rappresentanza elettorale vera. E qui non siamo a maggioritario, siamo a maggioritario al quadrato. Il tutto è un sistema costituzionale, quindi figurati, la revisione costituzionale la vai a mettere in mano un Senato formato in questa maniera, dove si immagina che la maggioranza parlamentare nazionale abbia un riscontro normalmente anche nelle regioni. Tu vai a mettere in mano a un Senato di questo tipo, debolissimo e condizionato, il potere di revisione costituzionale. Cioè praticamente stai dicendo che con pochissimi voti alla Camera ci basta da solo il partito di maggioranza a fare la riforma elettorale, la riforma costituzionale. Questo è quello che si sta preparando. Qui non siamo più al maggioritario, anche se io vorrei ricordare, ci si lamenta che non sono più partiti di massa, e vorrei dire, gli è piaciuto votare per il maggioritario del 1993? Tu non hai notato, ma neanche io, però purtroppo ho vinto con l'83%. Ah, e questo è il risultato. Bene, qui stiamo passando dal maggioritario al totalitario, mi sembra, comincia a essere una cosa preoccupante. E allora cosa fare? Sono d'accordo con chi mi ha preceduto. Il primo rimedio è votare no a questa riforma. E non niente spacchettamenti che confondono solo l'idea alla gente, anche perché qui la logica è unitaria, il progetto è uno solo, che poi mi ha messo dentro il referendum propositivo o qualche altro contentino, non è quello che risolve il problema. Qui la taglia va fatta senza cedere allo scoraggiamento di chi dice ma l'abbiamo già persa in partenza. Mica vero, il primo sondaggio è dal 52%, no? E io so che se ci mettiamo a lavorare pancia a terra, questo referendum lo vinciamo. Ma lo vinciamo sulla chiarezza. Chiarezza che richiede uno slogan semplice e immediato. No al regime. Grazie. Ringraziamo Mario Giannulli. Inviterei però i presenti, qui siamo in numerosi questa sera, che questa nostra incontro deve avere anche uno sbocco operativo, per cui invito chi non l'abbia ancora fatto a firmare per i due quesiti referendari che riguardano la legge elettorale, l'abrogazione dell'Italicum e il quesito che riguarda la revisione costituzionale. Sono fuori, ci sono i banchetti. Abbiamo anche ospitato i banchetti sul referendum della scuola, sulla scuola, e quindi tutti siete invitati a far questo, anche a contribuire, come è stato detto da Becchiari nella sua introduzione, con la sottoscrizione, perché queste iniziative che riguardano la campagna referendaria hanno un costo, come tutti voi sapete, e quindi abbiamo bisogno anche del contributo di tutti. Vi ringrazio, do la parola a Moni.
Antonio Vadia, attore teatrale, drammaturgo, scrittore e autore di varie opere teatrali e di libri. Non ha forse bisogno di presentazione perché tutti lo conoscono bene. Grazie. Credo che noi che siamo qui e che siamo determinati a contrastare questo proprio, conosciamo le ragioni strutturali, quindi io non voglio ripetere cose che altri dicono in modo molto più appropriato, molto più preciso di me. Io mi limiterò ad osservazioni sulla retorica con cui tutto questo viene presentato. Cominciamo col dire che il Presidente del Consiglio, che vuole con tutte le sue forze questa riforma, è un uomo che è salito alla carica di Presidente del Consiglio fottendo un suo collega di partito. Quale credibilità può avere una persona che raggira un suo collega di partito nel modo più squallido, più miserabile? Secondo, è stato detto, un governo di questa fatta doveva limitarsi alla gestione delle questioni correnti. Non solo non aveva titolo, non ha titolo per proporre una riforma costituzionale, ma non aveva neanche titolo per fare leggi importanti, perché quando viene eletto da un Parlamento pieno di inquisiti, che è stato votato con una legge dichiarata incostituzionale, se ha un minimo di sentimento di rispetto per la democrazia, dici: fammi stare bravo e tranquillo, facciamo passare la nottata e poi andiamo al voto per dare al paese un governo legittimo. Secondo, tutto questo avviene in una temperie, in un clima che rivela qual è il carattere profondo di questa presunta riforma, detta benissimo deforma. È l'attacco alla democrazia dei valori usciti dalla resistenza antifascista. Non so quanti di voi si siano accorti che un potentato economico, JP Morgan, ha emesso un documento che è circolato, un documento segreto, in cui faceva esplicita richiesta ai governi europei di smantellare le costituzioni nate dalla resistenza antifascista. Essendo il nostro Presidente del Consiglio un bravo esecutore degli ordini, degli interessi economici, dei potentati, degli interessi finanziari, sta semplicemente mettendo in atto questa cosa. È stato detto benissimo, è l'inizio. Non c'è solo questo fatto della JP Morgan. Se noi avessimo avuto un governo degno di questo nome, credo che un governo autenticamente democratico avrebbe dovuto chiedere a JP Morgan di lasciare il paese con tutte le sue succursali. Il Presidente della Commissione europea avrebbe dovuto fare lo stesso, per una questione, diciamo così, di coerenza. Siccome l'Europa unita è uscita dal documento di Ventotene, cioè è nata un'idea che ha avuto come faro la resistenza antifascista e la democrazia nata da quelle resistenze, se un potentato economico dice: ma togliete queste cose che sono un ingombro ai nostri affari, allora scusate, ma voi non avete capito dove venite a fare i vostri affari. I vostri affari devono parametrarsi con il senso stesso dell'esistenza dell'Europa unita. Ma
non ci aspettiamo tanto dagli eurocrati, non solo, ma in questo momento, mentre noi siamo qui e parliamo, si sta negoziando un patto commerciale che si chiama TTIP, cioè Transatlantic Trade and Investment Pact, un trattato apparentemente commerciale. Viene negoziato in segreto. Da quando in qua un patto commerciale si negozia in segreto? Dovrebbe essere alla luce del giorno. Viene negoziato segretamente perché mette in campo meccanismi giuridico-istituzionali che si contrappongono all'idea delle democrazie uscite dalle nostre costituzioni, in particolare quella italiana. Per cui la volontà dei cittadini dovrà sottostare agli interessi economici di multinazionali, di gruppi bancari, eccetera, eccetera. Allora è chiaro perché viene trattato in segreto, perché trattato alla luce del sole si scoprono le cose. Ora Renzi è una pedina di tutto questo gioco, è una pedina. Il gioco è pian piano ridurre la democrazia a una scorza vuota. Naturalmente l'attacco principale è quello ai diritti sociali, diritti civili, li elargiranno, vedrete anche in questo paese, ancora perso in medievali, arriverà anche qui il matrimonio gay, lesbiche, lontano, non c'è problema, non c'è problema, arriverà, vedrete. Ma contestualmente si smantelleranno progressivamente, come già il cosiddetto Jobs Act sta facendo, i diritti sociali. Segnalavo l'altro giorno in televisione, potete rivederlo, nella trasmissione L'aria che tira, una signora psicologa che ha fatto un'affermazione, ma sentite come se stesse parlando di questioni assolutamente inare, di pettegolezze, dicendo ma insomma bisogna capire che i diritti bisogna conquistarseli. C'era il povero Paolo presente, non so come gli sia venuto un infarto. Cioè, questa signora diceva che i diritti si devono conquistare individualmente, cioè ognuno va sul terreno e se è bravo gli danno i diritti. Cioè si può disinvoltamente parlare nella nostra televisione di un concetto senza sapere neanche ciò di cui si parla. E nessuno nella televisione, perché Paolo era troppo scioccato per reagire, a dire a questa signora che i diritti sono già stati conquistati a prezzo di centinaia di migliaia di morti. Non ce li hanno regalati. Ora vedete, il governo Renzi, e questo dice la sua retorica, vedete che tutti i provvedimenti passano per una forma che se non vado errato si chiama dal francese octroyement, cioè la concessione del sovrano. Ti do gli 80 euro, ti do il bonus del 500, ti do il voucher, cioè non sono diritti, sono concessioni, elargizioni. Allora questa riforma costituzionale serve a smantellare la nostra democrazia. Io condivido Toto Corte lo slogan proposto no al regime, e anche noi ci dobbiamo rivolgere soprattutto all'elettorato giovane con parole forti. Noi siamo arrivati a questo punto perché abbiamo progressivamente ceduto il passo alla dea capita i moderati, si fonda dei moderati.
cambiamento devono essere atto radicale. Non si cede, non si cede. Cioè io vorrei incontrare certi, come dire, uomini della sinistra che hanno ceduto, ceduto e ceduto, perché alla fine dei conti la situazione che subiamo adesso è figlia dei loro cedimenti. Non bisognava cedere su certe cose, mai, mai. Hanno stiprato la capacità di mobilitazione in questo paese, guardate i francesi. Fanno gesti pratici e simbolici contro un'azione il cui evidente scopo è quello di togliere i diritti ai lavoratori. Non tutte le altre sono chiacchiere, tutele crescenti. Fate attenzione, non usano la parola diritto. Io ho detto spesso anche in ambito sindacale che c'erano degli atti molto minacciosi, fatevi la tara, io faccio il teatrante, che andavano compiuti a tempo debito. Tutto il disastro si vede dal cambiamento del linguaggio. Quando il tuo avversario viene definito attraverso una retorica da parte dello sport gufo o rosicone, ciò non sarebbe male reagire dicendo: testa di cazzo, stai attento a come parli, stai attento a come parli, non si apostrofa un avversario in questo modo, si tirano fuori le ragioni, invece è tutta retorica, è tutto tweet, cioè deve informare. Uno che non riesce a scrivere più di 160 caratteri. Io l'avevo detto a mio, quando il lavoratore non si è più chiamato lavoratore, non si è più chiamato cittadino, ma la frase è diventata risorsa umana, e al momento di imbracciare la chiave 36. Guarda, quello che ho fatto io, non io sarei andato a chiedere una riunione sindacale e avrei detto: oggi non siamo qui a chiedere né aumenti né diverse condizioni di lavoro, oggi siamo qui per un'altra questione. Come ci chiamiamo noi, perché ci chiamiamo noi? Dovete usare un linguaggio nel quale ci riconosciamo, perché siamo diventati utenti, clienti, fruitori, ed ecco come ci hanno ridotto. Ricordatevi, chi ha i capelli bianchi come i miei e anche un po' più bianchi, sa, guardate, ciò che i nazisti hanno fatto l'hanno prima detto e scritto. Il linguaggio è un indicatore inequivocabile dell'intenzione. Non lasciamo passare un certo linguaggio. È stato tutto un processo. Noi abbiamo ceduto sul piano culturale. È la battaglia culturale la madre di tutte le battaglie. Se tu non hai egemonia culturale, ti fottono quando vuoi. Berlusconi, molto abilmente, ha conquistato un'egemonia culturale con le sue televisioni. Vi ricordo che quando passò la Mammì, si dimisero solo dei democristiani. Cinque ministri democristiani si dimisero, che avevano capito dove si andava a parare. La sinistra non fece nulla. Bisognava e dire: Pettino, ti avvertiamo, non ci provare, non la faremo passare. Era lì che bisognava riempire le piazze, invece siccome non dobbiamo essere
che chiede di inserire la proibizione della procedura del comunismo nella Costituzione italiana, Gianfranco Rotondi risponde, lo trovate, eh? Non si può, non c'è stato un comunismo, ci sono stati molti partiti comunisti, a noi in Italia i comunisti non ci hanno tolto la libertà, ce l'hanno riportata col sangue dei partigiani. Gianfranco Rotondi, mentre i nostri si cagavano a rosso nei salotti di Colombetta. Scusate la franchezza del linguaggio, ma io sono una persona che è nata grazie a molti genitori. I miei genitori, il popolo bulgaro che ha voluto salvare i suoi ebrei a partire dal metropolita della chiesa bulgara, il vescovo della città in cui sono nato, il vescovo Kirill che si sdraiò sui binari, il futuro Giovanni XXIII che si fece non in 4, in 18, ma io sono stato anche, ho potuto nascere grazie alla vittoria della Armata Rossa, io ho potuto nascere grazie alla resistenza. Io non me lo dimentico e faremo bene a non dimenticarselo mai, a ricordare che la Costituzione che parla di un atto politico, storico, ma è anche un atto sacrale. La Carta è una carta sacrale perché ha stabilito un patto di nuova umanità. Noi siamo passati da un'umanità scissa, divisa, prima fra tutto, è una cosa che non sento ricordare da nessuno. Il popolo italiano era lacerato in due parti, la parte maschile e la parte femminile. Le donne erano escluse dalla politica, erano cittadine di serie B, e C e Z. Questa era l'idea che aveva il fascismo del mondo femminile. Forse qualcuno nei prossimi salotti farebbe bene a ricordarlo a certe signore della destra che sono in grado di gridare, pontificare e cambiare grazie alla resistenza antifascista e alla Costituzione repubblicana. Ristabiliamo delle critiche. Io lo dico a perdis verbis e dono rotundo. Io sono un estremista. Vorrei anche scrivere un pamphlet intitolato Elogio dell'estremismo. La prossima volta non mi invitate.